In principio c'era. Camera Camera 207. Passando a cose un po' più serie, salve gente, sono Mandecube e vi do il benvenuto al centro commerciale di Principio, il più grande centro commerciale esistente in questo mondo, anche perché semplicemente è l'unico. Ho già cominciato a fare due o tre commerci con i villager per dare un'occhiata. Come vedete, sono tutti 42 pronti. Vogliono tutti i materiali più disparati, eccetera. Se posso consigliarvi i migliori materiali in assoluto che potete prendere, sono questi: grano, carne cruda, sia di pollo, di maiale o di mucca. Pesce, anche se non crudo, ci vorrebbe quello cotto. Ferro. Carbone, non ancora la farm, ma per adesso ci accontentiamo, no? E naturalmente la carta. Purtroppo la mia farm di canna da zucchero è ancora in questo stato. Decisamente uno dei prossimi progetti, se non proprio il prossimo, è mettersi e costruire una vera farm. No, scusate, un vero contadino, vero farm sia di zucche, meloni, canne da zucchero, netherwart. Sono cose che servono, ma non lo faccio mai. Una volta che ve li siete procurati, potete cominciare a commerciare un po'. Per esempio, noi abbiamo questo contadino qui che vuole un po' di grano. Io prima vi ho fatto vedere, mi sono procurato un po' di grano. E andiamo a vedere che cosa vuole dalla vita. Spero di trovare. Ah, giusto, poi ce n'è uno lì che vuole i polli crudi. Polli crudi ne ho tanti, quindi approfitterò di lui. Allora, gli diamo un po' di grano. Gli diamo un po'. Oh, non mi funziona il mouse oggi. Un po' di grano. Ancora un po'. Ok, come vedete, mi fa il commercio un attimo. Ma me lo toglie subito. Questo vuol dire che ormai l'ha esaurito. A questo punto noi usciamo da lui ed avendo fatto l'ultimo commercio comincerà a elaborare con queste particelle viola. Aspettate sempre che le particelle spariscano, perché non vuol dire che ha elaborato il commercio, vuol dire che lo sta elaborando. Una volta che ha finito, andate a vedere. Fettina di melone. È inutile comprarla, perché lo faccio? Perché due motivi. Uno, fare l'ultimo commercio risblocca tutti quelli precedenti che sono bloccati. E seconda ragione è che fare l'ultimo commercio potrebbe sbloccarne uno nuovo. Non so se avete notato quelle particelline verdi. Quella è la, come si chiama? La popolarità nel villaggio. Non è molto importante. Oh, la lana, un altro materiale facile che però ho dimenticato e che non ho ancora la farm. Forse farò un saltino dai ragnetti dopo. Intanto tu mi dai ancora qualche smeraldo. Perfetto. Ah, già finito. Come vi ho già detto, ho cominciato a vendere e comprare un po'. Ho soprattutto sfruttato qui un macellaio. Dove cavolo sei? Eccoti qui. Che comprava carbone, gliel'ho dato una quantità immensa, lo ricaricavo un po' con la carne e ha cominciato a vendermi tutte le sue mutande, credo. Detto questo, allora, quello lì ormai ha il commercio del grano bloccato. Io cosa gli dovrei fare? Gli dovrei dare un po' di lana. Fatemi un attimo controllare. Prendo i tanto ho diversi fili di ragno. Credo che uno stacchetto di lana dovrei riuscire a farlo. Le infermiere lì stanno dando una mano ai villager a trovare le loro stanze. Prima mi ha attaccato un mob e da allora alcuni cani sono in piedi ma fermi. Mistero della fede. Qui devo decisamente fare quella porta. Ormai ve l'ho promesso da troppo tempo. Ok. Aia, è molto meno di quello che pensavo.
Così scopro anche se comprano la lana di diverso colore. Quelli che comprano il carbone mi pare comprino anche la carbonella. Non si fanno molti problemi. Ma non me lo compra di sicuro. Poso un attimo. Non me lo può comprare assolutamente. Motivo? Non ne ho abbastanza. Ne voleva 16, mi pare. Oh, speriamo che vada al primo colpo. Non è de sempre detto che vada, perché ogni tanto prova a rielaborare un vecchio commercio e non ce la fa. L'obiettivo è riuscire a ottenere qualche villager perfetto con scambi buoni. Ok. Lana. Dai, dai, dai. Ok, elabora, elabora benissimo. Allora, come dicevo prima, i villager hanno la popolarità nel villaggio. Averla alta non è molto utile, diciamo che influenza mi pare praticamente poco. Perfetto. Voglio arrivare solo fino in fondo. Ah no, aspetta, prima gli do il grano. Ok, grano, così in cambio mi dai gli smeraldi. Oh, ha già finito. Il macellaio era più buono di te. Avrei dovuto registrare lui. Cioè, ho avuto dei problemi tecnici. Diciamo che ho cominciato a registrare e dopo un po' mi sono accorto che era sfasato tutto. Va a capire che cavolo è successo. Frecce che decisamente ne ho un gran bisogno, giusto, signori? Ok, elabora. Continua a aumentarmi la popolarità. Averla alta modifica ben poco. L'unica differenza è che se ce l'avete bassa, e per abbassarla semplicemente pestate un villager, uccidetelo, picchiate lui e i golem o i bambini, eccetera. Vediamo se ha sbloccato. Oh, che schifo sto commercio. Ah, ma noi andiamo avanti con il nostro gravel. No, il nostro grano, non gra. Oh. Andiamo a prendere la gravel di sotto e vedere. E comunque, stavo dicendo, se avete la reputazione bassa nel villaggio, la popolarità bassa, chiamatela come cavolo vi pare, i golem del villaggio cominceranno a pestarvi. Il raggio d'azione è circa, l'avevo letto, 20 quintilioni di blocco. Dato che il mondo è solo 32 milioni, vuol dire ovunque. Ok, la gravel dovrebbe essere qui. Prendiamo uno stacchetto. Posiamo qui la lana che ormai non ci serve più. Ah, allora, 39 smeraldi. Poi bisogna vedere cosa posso comprare. Non so se vi ho già fatto vedere. Ho commerciato col macellaio di prima per ottenere smeraldi e con questo qui. Ma anche con un paio di fabbri che in cambio mi hanno già dato un paio di stivali, un elmo. È una spada. Allora, eri tu che volevi la gravel. Allora, cosa vuoi della mia vita? Questo è uno smeraldo e in cambio avrò quattro preziosissimi flint. Ok, elabora. È più o meno sempre così, dovete elaborare, vi aumenta la, come si chiama, reputazione e tutti vissero felici e coi denti. Mangio un po'. Perfetto, cosa ho sbloccato? Cesoie, me ne frega praticamente nulla. Farò molti giri qui. In pratica, tutte le farm che ho fatto fino adesso avevano un solo scopo: essere in grado di produrre tutti i materiali che i villager vogliono. Siamo quasi alla fine. Ho quasi finito il grano, credo. No, è giusto, non può fare nulla. Solo l'ultimo commercio influenza in qualche modo il villager stesso, tutti gli altri no. Ok, la reputazione mi sta salendo tantissimo. Questo villager mi amerà. Spero non mi salti addosso e faccia cose strane mentre registro. Ok, hai fatto? Perfetto. Cosa ha sbloccato? Signori, pesce. Vi ricordate che io ho una piccola farm di pesce, vero? Che bello. Non è perfetto. Cioè, avessi avuto il perfetto col pesce crudo sarebbe stata la manna dal cielo, ma. Ok, smeraldo. Altro smeraldo.
Ah, fine del commercio. Uffa. Cosa mi sblocca adesso? In questo episodio ve lo dico, commercerò e basta. Vi voglio far vedere le particolarità. Ahia, forse ho fatto troppo presto. Sì, ho fatto troppo presto. Però mi ha risbloccato il commercio di pesce. Quindi diamogliene un po'. Già finito. Ma che... C'hai voglia di lavorare oggi. Dai, avanti. Aspettate sempre che le particelle vadano via. Il motivo per cui comincio... Continuo sempre a commerciare con lo stesso e ottenere quello perfetto. Ovvero... Quello che ha l'ultimo... Ah, giusto. Avendo già tanti commerci, prova a rimettere quelli vecchi e quindi fallisce spesso. Infatti... Ora vi faccio vedere, mentre questo qui elabora. Qua c'era un fabbro che voleva per prima cosa i diamanti. Io glieli ho dati. Questo perché? Perché essendo il suo primo commercio, io ce l'ho immediatamente. Mentre uno che non l'avesse, un altro fabbro che non abbia quel commercio lì, potrebbe averlo più tardi. Io dovrei dargli tanti diamanti per ottenere l'ultima cosa. Direi che mi compro un'altra spadina da questo. Elabora. Cosa mi dai adesso? C'è uno prima che mi... Allora, c'è qui uno che mi dà le scarpe, mi pare. Dove cavolo è? Sparito. No, questo vuole il grano. Trovo mai quello che voglio. Oh. Questo mi dà l'elmo. Ce n'è un... C'è un fabbro da qualche parte che mi dà le scarpe. Adesso non mi ricordo neanche più dove. O eri tu? Ah, sì, era questo che mi dà le... Oh, 9 d'oro. L'avrei preferito in qualunque altro villager, soprattutto se mi viene un... come si chiama? Un bibliotecario che compra immediatamente l'oro, è perfetto, in quanto è uno dei commerci più rari che ci siano. Ah, non ho guardato cosa sbloccava. E... Ah, però non è più l'ultimo commercio, non ha fatto le particelle. Qui c'è qualcuno che mi ama, perché comunque pollo crudo e pesce ne ho in quantità enormi. Inutile, 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 inutile. Non inutile, quindi va nella cassa delle robe belle. Come potete vedere, nel giro di, cos'è, 10 minuti, un quarto d'ora neanche, ho già due spade, questo, questo, e posso comprarne negli altri, perché comunque ho altri smeraldi di riserva. Ok, ora che ho qualche spazio, direi che controllo il tempo. Ok, scusate, ma dovevo controllare. Sia mai che registro troppo poco e interrompo la puntata. Penso vi annoiereste o mi uccidereste. Lì, lì a seconda dei vostri gusti. Pesce è bloccato ora, sì. Ok, 4 polli. Se avete delle buone farm che producono, soprattutto io sto aspettando con ansia. Dai, commercia. Ok, ora mi ha sbloccato il pesce. E dovrebbe avermi risbloccato anche il pollo, perché era l'ultimo commercio. Perfetto, niente più particelle, andiamo a vedere. Ancora l'ultimo, allora io commercio pollo. Pollo. Potete convertire tutti i materiali più poveri, cioè guardate me, io praticamente non mangio mai la carne, ho sempre le patate cotte e ho altri progettini per la testa, ma in pratica non mangio mai la carne. Oh, già finito sto qui. Ok, ti ho fatto l'ultimo commercio. Quanto mi sta aumentando la popolarità, sarò il dio di questi villager. Nonostante li faccia accoppiare in una stanza umida, li rinchiuda per commerciare e poi li dia fuoco, a quanto pare mi adora. Ok, andiamo a vedere cosa vuole. Pollo. Signori, non giocate mai con gli accendini, è sempre pericoloso. Bah. E i villager te li vendono. Dove andremo a finire? Ci saranno le bande di villagerini. Ok, smesso di commerciare. Pollo. Però mi pare strano, non era sempre stato che si poteva, bisognava andare sulla casella giusta per commerciare.
Ah no, non ho comprato l'accendino. Quindi non mi ha fatto nulla di nuovo. Ok. 3 a questo. Perché nel momento in cui diventa perfetto, io vedo cosa... cosa vuol dire... Ok, qui ho messo la cerpaglia inutile. Commerciare con lui all'infinito. Ok. Dai, 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 dai. Veloce, 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 che devo fare la puntata bene. Che se riesco a tenerne uno perfetto, anche facesse... Oh. Anche fosse un uno perfetto che fa schifo, tipo mi vende le mele, è comunque una roba buona e, mi, e vi mostro che cavolo vuol dire. Almeno sapete che è farnetico, ma un vago senso in quello che dico c'è. Ok. Qui direi che posso posare gli smeraldi. Mi pare di averne anche un paio in questa cassa. Avevo commerciato con un villager, non mi ricordo neanche più cosa facevo. Ho portato questo per emergenza. Vorrei usarli il meno possibile, ma so che li userò. Se mi date solo un attimo, elimino i preti che odio. Sì, signori, c'è un tipo di prete che odio particolarmente. No, non è lui. Non è lui. Non è neanche lui. Eccoti qui. 7, però è poco, quindi me lo tengo. Ricordate, i commercio che vi fanno schifo, teneteli il più possibile. Questo annegherà. Ogni tanto capita, non mi importa. Questo addirittura per 8. Come vi ho detto, non importa. Ok, questo vuole oro, quindi è buono. Questo sta morendo. Non tutti, non ho capito perché hanno il desiderio sessuale di piantarsi in quel blocchetto. Ci rimangano contenti loro. Tu cosa vuoi fare nella vita? Perfetto. Quel prete era buono e tu cosa vuoi? Ah, tu mi incanti le asce. Continuiamo col contadino. Mi sono preso bene con lui, che magari lo riesco addirittura a rendere perfetto entro la fine della puntata. Allora, eravamo rimasti che questo qui mi vende gli accendini. Ok, dammi smeraldi. Ah, basta così. Andiamo indietro. Io non so voi, ma mi pare che nelle ultime... Oh, ho già finito. Nelle ultime versioni... E non ho comprato l'accendino. Ok. Perfetto, nelle ultime versioni, se potevi commerciare un oggetto anche senza essere nella schermata di quell'oggetto. Allora, questo qui non mi ricordo più. Ah, giusto, adesso commercia. Oh, scusami, gli ho dato un pugno senza neanche accorgermene. Prova a dargli un po' d'oro. So che c'è il 6% di probabilità, calcoli fatti da Panda, per essere di cui mi fido perché è un dio. Ok. C'è il 6% di probabilità che un fabbro diventi un fabbro perfetto di ferro. Essendo un materiale che ne produco quantità abominevoli, ci terrei ad averlo il perfetto di ferro. Ok. E adesso vedete questo commercia di qua. Boh. Elabora. E diventa un perfetto di ferro, sbloccami tutti i pezzi di tutte le armature e via. Allora, pollo. Ah, ecco, adesso sta commerciando di qua. Ok, smesso. Ah no, dovevo andare a vedere cosa commercia. Ancora niente. Uffa. Mi sta dando un bel po' di smeraldi. Però anche riuscire a farlo... Ve l'ho detto, l'obiettivo della puntata è ottenere un villager perfetto. Ok. Tac. E vediamo un po'. Ah, giusto. Intanto controllo quello lì cosa è diventato. Ho una vaga idea più o meno di quello che commerciano tutti. Pala in ferro. Ma sì, dai, la compro. Tanto le uso ancora per un po'. E almeno va avanti. Ok. Penso bene di quel villager, mi... Ho un buon presentimento. Ok. Il perfetto di carta invece è pressoché impossibile. Oh! Nulla.
Nulla di fatto. Prendiamo altri polli. E continuiamo il nostro commercio. Grano, poi lo andrò a fare dopo. Prima, come ho detto, l'obiettivo è farlo diventare perfetto. Gli sto dando una quantità di pollo abominevole. Cioè, io in quanto tempo mangereste tanto pollo così? Non nella realtà spero non mangiate veramente 60 polli crudi per volta, perché altrimenti mi sarete miei iscritti ancora per poco. Ok. E non compro gli accendini, io mi aspetto... Come ho detto, l'unica cosa che cambia il villager è fare l'ultimo commercio. Io naturalmente non faccio l'ultimo commercio e lo fisso. No. Qui ci va la roba bella, non la schifida. Tu, cosa sei diventato? Wow! UAY. Si può che mi dà le zappe in ferro. Voi che mi seguite sin dall'inizio, ho mai craftato una zappa in terra? In ferro, in terra, che cavolo vuol dire? Niente da fare, bloccato su questo. Non è già perfetto. No, perché manca comunque il commercio delle mele. Ma probabilmente quello delle mele è l'ultimo. Quindi avremo un villager perfetto che ci vende mele. Perfetto, poi per fare le mele d'oro. Una volta che avremo una farma d'oro. È uno dei prossimi progetti. Prossimo credo sarà la serra, perché non posso... Aia. Fisicamente continuare... con la coltivazione che ho in questo momento. Non ho pressoché nulla. Cioè, ho la farm di grano, che funziona bene. Grano, patate... e... com'è che si chiama? E le carote. Avevo intenzione anche... Ti prego, sbloccami l'ultimo. Almeno sei perfetto. Niente da fare. Non vuole diventare perfetto. Credo di avere ancora qualche pollo da parte. Che poi adesso sto facendo commerci estensivi per avere tanti smeraldi, eccetera. Ma una volta fatto, passerò di tanto in tanto a controllare. Diciamo, mi viene la voglia e faccio. Ok. Pollo. Già finito. Non ci sono più i villager di una volta, quelli che commerciavano all'infinito. No, all'infinito no, ma se non chiudevi la finestra... diciamo che contava come un commercio. Quindi avevi tre commerci ma potevi fare tre inventari di roba. E diciamo che è uno dei trucchetti che usavo in quel server in cui spacciavo esperienza. Quanto mi mancano quei villager lì? Non mi manca assolutamente il... Eh beh, questo comincia a essere una cosa un po' più buonina. Pala in diamante. Quindi tu cos'è che mi vendi per il momento in diamante? La spada, gli stivali e la pala. Ma sì, dai, sto un attimo a vedere cosa mi commercia. Devo aspettare che se ne vada via. Ok, finito di elaborare, sicuro? Perfetto. Oh, qui cominciamo ad avere roba buona. Questa la incanto sicuro nella prossima... Quindi aspettate, io ho un villager che mi vende l'elmo, uno che mi vende stivali e questo, e mi manca solo uno e poi mi posso fare l'armatura in diamante completa. Cioè, visto quanto ci ho messo, una puntata neanche. Tu... credo che lo ucciderò così a priori questo. Nah, dai. È uno dei migliori che ho per il momento. Sto anche finendo i polli. I pesci. Volevo solo farvi vedere che diventava perfetto. Cosa c'è di male a volere la perfezione? Ok, ha smesso. Posso commerciare così? Ah, dalla prima casella controlla tutto. Dalle altre no. Ok, ha smesso. Compriamo questo. Posiamo la nostra pala. Oh, darò fuoco a qualcosa poi.
Tu cosa sei diventato? Mi vendi altri pezzi in diamante, caro amico villager? Ok, avanti, avanti, avanti. Pezzi in maglia, sono tanti che me li vendono. Soprattutto i pantaloni, credo di avere 3 o 4 villager che mi vendono esclusivamente roba in maglia. Boh, ci saranno i saldi. Spiegatemelo voi in qualche modo. Diventa perfetto. Niente, niente, non vuole essere perfetto. Ok, non ti piaceva il mio pesce, il mio pollo stagionato a forma di pesce? No, a quanto pare. Finito i pesci, ho finalmente finito i pesci. Pensavo fossero una caterva, ma non ci abbiamo messo poi tanto a finirli. Ok, più che altro io volevo il villa. Signori, sono un imbecille. Signori, sono molto imbecille. Ok, in qualche modo Minecraft mi ha salvato, però. Quanta roba ho comprato. Non osare uscire. Ok, non osare uscire. Oh, vediamo questo qui cos'è diventato. Scusate per il fail titanico, non dovevo assolutamente comprarla quella roba. Allora, beh, ho ancora nulla. Avendo co tanti commerci comincia a diventare più schizzinoso. Vediamo un po'. Tu cosa vuoi? Sei diventato perfetto. Niente. Io vorrei capire perché non vuole diventare perfetto. Cosa c'è di male a voler essere perfetto? Devo fare così. Decisamente dovrò dare fuoco a qualcosa. Se avete consigli sul cosa, li accetto volentieri. Uno scatto d'ira ci sta sempre. Gli smeraldi dove li ho posati? No, sono qui. Direi che non li tengo in mano. Troppo pericoloso. Dargli in mano a un imbecille come me. Voglio che diventi perfetto. Stupido essere villaggioso. Tu? Ah, il fabbro non diventerà assolutamente perfetto in questa puntata. In questa puntata, pantaloni di ferro. Ecco, come avete visto, l'ho colpito per sbaglio e gli è venuta la nuvoletta. Questo vuol dire che è calata la mia popolarità. Dato che commercio fino adesso. Non ho influenzato in quel modo. Fatemi un attimo controllare il tempo. Ok, ho visto che più o meno con questi villager vi ho trattenuto abbastanza. Volevo solo darvi un'idea di cosa sono in grado di fare. Come vedete, ho convertito molte materie che altrimenti non avrei mai usato e semplici da prendere. Cioè, i polli li produco all'infinito, i pescicotti li faccio semplici, li faccio guardando i film. Quindi rendetevi conto di quanto per me è difficile farlo. Speravo più che altro di trovare. Ah, questo non è tutto il ferro che ho. Credo di avere ancora 4 stack di cubi. È per questo che ci tenevo a farmare loro. Carta che ne ho ancora poco. E questi vorrei usarli il meno possibile. Detto questo, se avete consigli, se volete correggere qualche numero che ho detto, eccetera, commentate. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace. Iscrivetevi al canale e cos'altro posso dire? Datemi tanta roba in diamante, piccoli orripilanti esseri. E forse è il caso poi di dare un aumento, dipende. Dite che un bel vestitino nuovo in diamante per loro può andare in una delle prossime puntate se ne ottengo abbastanza. Ma vedremo poi. Ciao a tutti!